L'abbazia di Santa Maria di Calena, sita in Agro di Peschici, è da annoverare fra le più antiche d'Italia. Secondo una notizia non documentata, riportata da Pietro Giannone, sarebbe stata eretta nell'872 dall'imperatore d'Occidente Ludovico II. In appunti storici sul Gargano, Michelangelo De Grazia va oltre, riferendo che Ludovico II munì l'abbazia di Torri e di Merli, in parte ancora esistenti, contro nemico assalto. Risulta certa invece l'esistenza di un edificio sacro nell'XI secolo, come testimonia un atto di donazione del 1023, in cui Leone, vescovo di Siponto, dona all'abate Roccio del monastero benedettino di Tremiti, una chiesa deserta in un luogo chiamato Calena il cui nome è Santa Maria, fornendo tutte le necessarie pertinenze, un orto, una vigna e dei terreni da coltivare. Interessante è il ritrovamento di un documento inedito del XII secolo, reperito in un repertorio notarile ottocentesco dell'Archivio di Stato di Foggia, da parte dello studioso Enzo D'Amato, collaboratore del Centro Studi Martella di Peschici. Trattasi di un privilegio emanato da Ruggero II, re di Sicilia e d'Italia, il 18 luglio del 1134, con il quale prende sotto la sua sovrana protezione l'intera area dell'abbazia. Per rendersi conto dell'entità e del prestigio di Santa Maria di Calena basta ricordare che nel 1420, quando era già in declino, i beni in suo possesso consistevano in circa 30 chiese del Gargano Nord, con relative pertinenze di mulini, case, terre, oliveti, diritti di pesca sul Varano e diritti feudali sulla città di Peschici e sul casale di Imbuti. Contesa dai potenti monasteri di Tremiti e Monte Cassino, l'intera struttura riuscì a restare indipendente fino al 1445, quando fu inglobata definitivamente a Tremiti, sotto i canonici lateranensi. Una prima chiesa, denominata Chiesa Antica, rimasta incompiuta, aveva pianta basilicale a tre navate, suddivise da pilastri a sezione rettangolare. La seconda chiesa è più recente. Questa struttura ha dimensioni maggiori con decorazioni semplici, costituita da tre navate di cui quella centrale è rimasta scoperta. L'intera struttura accolse molti pellegrini, che sbarcavano sui litorali del Gargano settentrionale per recarsi al Monte dell'Angelo.